le aste tendono sempre ad essere il più varie possibile, soprattutto per arrivare a un pubblico vario. La mia idea è quella sempre di presentare gioielli che vadano sia dal mondo dell'antico, quindi gioielli del 700 e dell'800, fino ad arrivare alle marche un pochettino più rinomate, blasonate, relative alla contemporaneità, quindi penso a Pomellato, penso a Cartier, penso a Chantecler ad esempio. I gioielli possono avere determinate e variabili caratteristiche, possono essere interessanti perché la caratura, la qualità delle pietre, delle gemme che lo compongono è sicuramente elevata, oppure al contrario possono esserci oggetti estremamente semplici, magari anche solo in oro, ma con una lavorazione e una leggerezza nel disegno, nella qualità stilistica che va oltre la qualità delle pietre, ecco, quindi in quel caso si premia il design, si premia il disegno, la fantasia di chi le ha realizzate. L'esposizione è sempre un momento fondamentale, specialmente per i gioielli, anche perché il gioiello il più delle volte è un pezzo unico a sé stante, quindi esattamente come gli abiti, come i vestiti, i gioielli devono essere visti, indossati, devono essere vissuti, ecco, da chi li andrà ad acquistare, proprio perché magari quel particolare gioiello che visto in catalogo sembra strepitoso, magari indossato non è giusto per la persona e quindi magari ci si orienta verso un altro gioiello. Vedere i gioielli di persona è sempre fondamentale, ecco. I gioielli sono proprio dei veri e propri vestiti cuciti addosso al cliente. Abbiamo alcuni gioielli d'artista, in particolar modo di Licata, di Mastroianni, di Paul Bury, uno splendido bracciale con le sfere nella parte interna ed esterna. Il gioiello d'artista richiama sempre un pubblico di collezionisti vasto, soprattutto perché è un pezzo unico e quindi è come comprare di fatto un'opera d'arte a tutto tondo. Qui si possono vedere alcuni esempi di gioielli firmati che verranno esitati proprio nella prossima asta. Ad esempio, partiamo subito da questo bellissimo e raro pezzo, questo anello di Pasquale Bruni, uno splendido anello interamente lavorato a forma di serpente. È un modello, qui trovate la firma di Pasquale Bruni, interamente in oro 18 carati, pesa ben 32,5 grammi, ed è il modello definito il peccato, quindi allude appunto al peccato originario. Abbiamo diamanti taglio di colore bianco e cognac per circa 2 carati e zaffiri gialli per 3 carati e 26. È un bellissimo anello, massiccio ma elegante nella sua composizione. Altro anello divertente, questa volta è della Maison Napoletana Chantecler, in oro 9 carati, la linea Capri, con un opale rosa. E sempre di Chantecler abbiamo ad esempio il modello iconico della Maison, ovvero le campanelle. Queste si tratta di campanelle della linea Capri, il modello più grande, con turchesi, diamanti e corallo rosso e smeraldi cabochon. E qui sempre invece cambia la cromia, abbiamo diamanti e ametiste, sempre della linea Capri, sempre modello più grande della linea. Sono costosissime in Maison e sono ancora prodotte oggi, ed è raro trovare soprattutto la misura più grande, e saranno proposte in asta a un'ottima base d'asta. Sempre interessante poi è il modello ad esempio di Pomellato, il modello pin-up, un modello fuori produzione che vede nella parte centrale un quarzo fumé trattenuto da queste griff in diamanti brown e diamanti bianchi. Non firmato ma di grande qualità è questo anello Mina, interamente in diamanti, taglio brillante di colore bianco e di colore giallo. Un'ottima lavorazione anche nella parte sottostante. Abbiamo qui 3,5 carati di diamanti proposto a un'ottima base d'asta.
Allora, l'iscrizione all'asta è sicuramente un momento fondamentale perché determina la partecipazione poi all'asta e poi la successiva aggiudicazione dei lotti richiesti. È possibile effettuare la partecipazione all'asta e la registrazione sia in via telematica, quindi inviando un'email con carta d'identità e codice fiscale, e noi provvederemo a registrare tutti i vari utenti, oppure si può fare anche prima dell'asta o durante l'asta stessa. È sempre meglio magari arrivare non proprio all'ultimo, ma magari qualche giorno prima dell'asta è sempre meglio concludere la pratica amministrativa. La prossima asta si terrà a dicembre, sarà l'asta propedeutica al Natale, quindi ai regali di Natale. Sarà un'asta estremamente varia, dove si potranno trovare gioielli firmati, gioielli non firmati, antichi e moderni.